Cibo, emozione del palato, cultura, tradizione e arte, nutrimento, necessità ed eccesso, delizia di sottilissime sfumature e preoccupazione per il girovita. Innumerevoli sono i richiami che questa parola risveglia in noi, ma tutti, a ben vedere, si riferiscono ai due momenti estremi dell'atto del nutrirsi. La preparazione e l'assunzione del cibo, da un lato, e dall'altro i suoi effetti sul nostro organismo una volta raggiunto lo stomaco. Forse perché nel mezzo vi è un'azione prevalentemente riflessa, di cui non percepiamo distintamente i confini. La deglutizione, oggetto di studio di una disciplina medica relativamente recente, la deglutologia, che ne evidenzia fisiologia ed eventuali aspetti patologici. Quando questo meccanismo, tanto discreto e silenzioso quanto spettacolarmente complesso, si deteriora, parliamo di disfagia. La disfagia è qualsiasi disturbo della deglutizione, la quale è il passaggio dell'alimentazione, cioè di cibi e di bevande, dalla bocca fino allo stomaco. Questo passaggio è abbastanza critico nel momento in cui le vie alimentari incrociano le vie aeree. È infatti in questo punto dove possono succedere degli incidenti rappresentati dall'aspirazione di cibo e di bevande. La disfagia è presente nel 30% dei soggetti di età infantile, nel 60% di soggetti in età senile e nel 10% della popolazione generale. La deglutizione è un fatto notevolmente diverso in età infantile, in età adulta e in età senile. Le conseguenze di questa disfagia possono essere piuttosto importanti, arrivando fino alla morte, che per esempio nel caso di insulti cerebrali rappresenta circa il 40% delle persone decedute. La deglutizione fisiologica inizia con la masticazione e la produzione del bolo alimentare, che sospinto dalla lingua verso l'istmo delle fauci stimola l'inizio dell'atto deglutitorio riflesso. L'attraversamento della faringe è regolato in modo che il cibo imbocchi correttamente la via dell'esofago. Il velo palatino si solleva e la laringe si chiude, cosicché naso e polmoni sono protetti dall'ingresso accidentale del bolo. Infine, la gravità ed un movimento di peristalsi dell'esofago sospingono il nutrimento verso lo stomaco, mentre la laringe si riapre, il palato molle si abbassa e l'aria fluisce nuovamente. L'eventuale compromissione di queste delicate funzioni oggi non può più venire ignorata, poiché disponiamo di adeguati strumenti di indagine per una diagnosi accurata, a patto che il problema venga preso in considerazione seriamente. Data l'alta frequenza delle disfagie, la poca conoscenza che se ne ha e le gravi conseguenze che ne possono derivare, è opportuno che pediatri, medici di base e geriatri, nonché responsabili di istituzioni per anziani, di convalescenziari e di strutture per dementi, si documentino in proposito. A fronte del sospetto di disfagia, alimentato da segni tipici nel paziente, tosse, difficoltà evidenti ad alimentarsi, perdita di peso e così via, si procederà dapprima ad un'accurata indagine anamnestica e quindi a studiare le strutture anatomiche coinvolte nella deglutizione. Ecco, per esempio, la valutazione della mobilità e del tono muscolare della lingua e l'osservazione dell'escursione a livello laringeo. Tra le indagini strumentali più utili e di relativamente semplice esecuzione, l'endoscopia a fibra ottica occupa senza dubbio un posto di primaria importanza. Il fibroendoscopio flessibile viene introdotto nella cavità nasale e consente la valutazione della motricità e della sensibilità delle strutture coinvolte nell'atto deglutitorio. La valutazione endoscopica della deglutizione consente inoltre di rilevare eventuali segni di ristagni, di penetrazione o di aspirazione nelle vie aeree inferiori. L'esame viene effettuato somministrando al paziente una piccola porzione di cibo, di cui viene registrato il passaggio a livello faringeo, come vediamo in questo esempio. Il gold standard diagnostico è rappresentato dalla videofluorografia digitale, per la quale occorre un tavolo radiologico telecomandato abbinato ad un sistema di acquisizione dinamica delle immagini, sino ad 8 al secondo.
La videofluorografia digitale consente di documentare la deglutizione in tutte le sue fasi con immagini ad alta definizione, individuando le disfunzionalità nel paziente disfagico e facendo da guida per la riabilitazione. Il paziente viene esaminato seduto, eventualmente anche in barella, mentre deglutisce una dose singola di mezzo di contrasto semisolido o liquido, nella proiezione latero-laterale, come in questo esempio, oppure antero-posteriore. Una volta individuata la presenza di disfagia, ci si pone il problema del più opportuno intervento riabilitativo, che ha come scopo il recupero di una deglutizione funzionale, se non addirittura fisiologica. In questa fase è fondamentale l'interazione tra logopedista e nutrizionista. Il logopedista curerà l'acquisizione da parte del paziente di nuove tecniche di deglutizione e posture di compenso. Qui vediamo il capo flesso in avanti, lateralmente ed in estensione. Ed ancora la manovra di deglutizione sovraglottica che vengono adottate, caso per caso, per ripristinare un efficiente transito orofaringeo del bolo e scongiurare il pericolo di inalazione nelle vie aeree. Egli provvederà inoltre, quando necessario, alla rieducazione e stimolazione della sensibilità e della motricità delle strutture coinvolte nell'atto deglutitorio. Al nutrizionista spetta il compito di studiare una dieta opportuna e personalizzata, ove un sufficiente apporto nutritivo deve coesistere con cibi di forma e consistenza modificate, adatte a facilitarne la deglutizione. La gestione dell'alimentazione del paziente disfagico deve garantire il mantenimento degli apporti sufficienti a livello calorico, proteico, vitaminico e minerale. Ci sono situazioni particolarmente gravi in cui non è sufficiente una normale alimentazione per bocca, ma occorre l'intervento nutrizionista e l'eventuale utilizzo di integratori alimentari che sono regolarmente in commercio. Ci sono situazioni invece più gravi di disfagia in cui bisogna sospendere l'alimentazione orale e passare ad una completamente artificiale tramite una sonda gastrica, che può essere un sondino nasogastrico oppure una gastrostomia. Un secondo obiettivo è prevenire sia la formazione di ristagni alimentari a livello orofaringo-esofageo, sia l'aspirazione in trachea, attraverso l'allestimento di preparazioni alimentari con caratteristiche specifiche di viscosità, coesione ed omogeneità. A questo scopo, Novartis ha sviluppato una linea di prodotti specifici e comprende le bevande addensate e gelificate pronte all'uso, come l'addensante Thicken Up, che, aggiunto a cibi di struttura omogeneizzata e semiliquida, consente di modificarne a piacere la consistenza e di renderli adatti ed appetibili al paziente disfagico. Diagnosi di disfagia e recupero funzionale, dunque, sono oggi possibili e necessari. In più, anche in presenza di questo disturbo, ci è consentito curare il lato edonistico della nutrizione. Perché cibo, per quanto possibile, sia ancora evocazione di piacere.